Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo la Triforce Plus, sempre su Madden 2 con Pasche Gumo. Ciao! Ciao ragazzi e benvenuti nel video aggiornamento dell'update 24.0. Ovviamente in ritardo noi, perché da buon Triforce che siamo, Gulmo, sempre non è che facciamo esci cosa appena esce, no, ma aspettavo un me con calma. Almeno varie settimane. Certo, ragazzi. A parte gli scherzi, scusate se su Madden siamo poco presenti in questo periodo, però diverse vicissitudini hanno portato a far sì ciò che essi accadono. Vabbè, noi siamo qui, no? Qua, siamo e quindi non rompete il cazzo. Questo è l'importante. Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like per supportare il nostro lavoro. Seguiteci su Instagram per rimanere sempre aggiornati. E anche per accedere a Tyros, questo server esclusivo, dove potete accedere solo tramite invito, che noi ovviamente vi forniamo attraverso proprio Instagram. Quindi contattateci su Instagram, noi vi diamo il codice e voi accedete gratuitamente al server. Per tutti gli altri server invece trovate il link qui sotto in descrizione. Mamma, diventa sempre più forte. Nonostante il tempo, la fermezza, come penso molti di voi forse già sanno, alcuni no. E noi lo facciamo per chi non lo sa. Noi vi facciamo vedere quali sono stati gli aggiornamenti, questo update abbastanza ciccio. Ciccio, il signor Madden. Che tra l'altro ringraziamo Gulmo perché lo diciamo, non lo diciamo? Perché a breve, ragazzi, il signor Madden ci ha mandato. No, non lo facciamo vedere Gulmo, no. Però ci ha mandato un regalino il signor Madden. Sì. Che vedrete prossimamente, a brevissimo, forse super breve. Super dopo questo video. Super breve. Secondo me ci può stare. O super dopo, o addirittura super prima. Dopo, o addirittura prima, no, dopo. Però. Vedrete cosa ci regalerà il signor Madden. Non so, vi manca lui, però. Vabbè, sappiamo più o meno di cosa si tratta, ma non dello spazio. Esatto, quindi addentriamoci, Gulmo. Esatto, nel video. Allora ragazzi, l'aggiornamento è quello 24.0. L'aggiornamento 24.0 immagino sia 2024, non so se è un caso, eh sì. 0.0 è il primo 0, dell'anno, oh, ed è di solito l'aggiornamento più corposo, più importante, ragazzi, perché hanno secondo me fatto dei miglioramenti interessanti. Adesso ve li andiamo a dire e poi dopo diremo la nostra, tireremo le conclusioni. Vai Gul. Allora Paschi, per prima cosa, diciamo di abbastanza evidente, le missioni caccia che noi tanto abbiamo detto abbiamo fatto, il signor Medine ci ha visto, sicuro. Perché le missioni caccia adesso sono attivabili fino al livello 119, mentre prima erano massimo fino al 90. Esatto. Molto interessante fare queste missioni fino al 119, perché come sapete vanno a percentuale di esperienza che danno come ricompensa. Ma esatto, oltre a dare l'esperienza in percentuale, cosa interessante, danno anche nuove ricompense. E alcune volte, Pasqua, sono interessanti. Tipo questa qua, come ricompensa può dare la spada velenosa. A me per esempio la missione caccia che ho visto dava questa spada velenosa. Una spada velenosa. Infatti, come pezzi, diciamo, diversi dalle esperienze degli Young che davano prima, il signor Medici ci dice che le ricompense possono variare dall'equipaggiamento a gioielli, item del dio drago, tipo attacco, difesa, vita del dio drago. Anche altro, dice il signor Medici. L'esperienza forse è leggermente meno, al suo punto del 10%. Un percento però ci dà la possibilità di ottenere. A me, per esempio, magari ho visto una visita del sole. Vedi, come ricompensa, che secondo me non è affatto. E poi, Gulmo, una cosa non da meno è poter abbandonare la missione. Prima era vietato praticamente. Sì, la puoi anche adattare alla missione a mio livello, che oppure conferma la missione. Noi andiamo a confermare. Esatto, diciamo che cosa interessante, vai, nelle missioni caccia, oltre a quello che abbiamo detto, è possibile visualizzare i dettagli dei mostri da cacciare, sia sulla mappa che i dettagli sul mostro. Infatti, beh, penso ti dica che sia questo, sia la mappa. Magari nella zona, in quando vai nella mappa, ti dice dove si può trovare il mob, in modo da trovarlo in maniera più semplice, più immediata. Rapida. Più rapida. Le ricompense, come detto, sono state modificate. E allo sbloccare della missione del livello 74 in poi saranno disponibili le armi temporanee. Le nuove armi temporanee, che dureranno 7 giorni, ci avranno dei bonus sopra, e però non possono essere né slegate né modificate. Però solamente dal 74 in poi. Altre cose interessanti, Paschi. La prima che possiamo farvi vedere rapidamente riguarda il commercio, ragazzi. Molto interessante. Molto interessante, perché come sapete prima il limite massimo nel commercio era di 9K9 e c'era il limite a 999 won. Adesso il limite di 999 won è stato esteso a 3000 won, mentre il limite dei KK è stato esteso a 999 KK, non a 9. Quindi da 10K a 100 e da 1000 K di won a 3K di won. Ok, così sì, come i distributori automatici, le casse automatiche, ne metti prima i spicci e poi abbandonano. Questa è stata, secondo me, una delle cose molto interessanti, molto che quando prima ti passavi i soldi dal negozio al personaggio principale o con qualcun altro, ne so, devi commerciare 2 won e mezzo, non li potevi commerciare 2 won. Ma pure se dovevi vendere una cosa, che ne so,
12 kk, era solo una cosa. E facevi 10 più 3 oppure andavo in dietro con un curso. Invece adesso il signor Medici secondo me ha fatto una cosa intelligente, molto molto intelligente. Poi, per quanto riguarda il commercio, questo, altra cosa interessante, Paschi, sempre riguardo il commercio, è l'alchimista. Dall'alchimista, raga, prima potevate comprare, ad esempio, le tenaglie del tempo, una alla volta. Un KK, un KK, un KK, un KK, e t'accattavi le tenaglie del tempo. Adesso il signor Medici ci ha dato la possibilità di andare dall'alchimista e comprare gli item a blocchi, non solo una alla volta, ma 100 e 200 pezzi. Ed è, Paschi, secondo me, anche questo, risparmiare tempo è molto interessante, ma le conclusioni le traiamo dopo. Un'altra cosa, Paschi, che ancora il signor Medici va ad aggiungere è alcuni miglioramenti rework chiamati delle mappe fino al Bosco Rosso. Quindi parliamo di Camposerpi, parliamo della Terra dei Giganti, parliamo del Bosco Normale e parliamo del Bosco Rosso. In queste mappe, diciamo, sono state, come dice, se avete reworkate, ma non a livello estetico, ragazzi, mi dispiace, ma a livello di forza, HP, resistenza e esperienza. Sono stati diciamo, modificate le statistiche dei mostri in modo da renderli un pochino più sensate come mappe, più utili. Tanto è vero che in tutte quante le mappe è stata aumentata la quantità, il livello e la difficoltà dei mostri. Sì, ovviamente in Camposerpi, Terra dei Giganti e Lungsan. Quindi bene o male queste tre mappe qua avranno queste modifiche solamente, quindi solamente a livello di quantità di esperienza. Per quanto riguarda invece Lungsan, la mappa può essere interessante, insomma, in addetto dal livello 75 all'85. Quindi oltre ad essere una mappa sfruttata magari per le schegge, magari per le metriche, la donna, adesso potrebbe essere utile anche ai personaggi fino al livello 85. Magari prima era 50 sfin metri inutilmente, adesso è utile per loro. Ma l'aggiornamento più interessante riguarda il Bosco Rosso, sì, a livello di mappa, parliamo. Anche se perché si può raggiungere, se non sbaglio, Gulmo, anche dalla nave del teletrasporto. Quindi anche dalla nave del teletrasporto. Prima no. Prima no. Prima no. Prima non poteva accedere. Bosco. Adesso anche con la nave del teletrasporto si può andare in Bosco Rosso. E la cosa interessante è che il livello richiesto per la mappa adesso è il livello 70. Prima non c'era un livello richiesto, adesso il livello è 70, il livello minimo per accedere al Bosco Rosso. Dice che è interessante per i giocatori dal livello 85 al 95, ma Paschi, cosa più interessante, e se me dice che è stato aggiunto un ponte a nord-ovest della mappa. Per non ci capite dove è l'accessibilità. Che non sai senso dove là? No, sai non dove ci capite. Perché ragazzi, senso, il ponte che, di cui parliamo a nord-ovest, adesso Paschi ve lo mostrerà, è una scorciatoia immensa per arrivare nella zona finale del bosco. Cioè risparmi un fufano di strada, poi assai, tagli e ti trovi direttamente nella piazzetta. Adesso lo vedremo. Poi Paschi, mentre ti stai avviando nella mappa per far vedere dov'è la zona, tu stai sospettando perché non sai qua dov'è. No, 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 è più dritto, vai dritto, vai dritto, dritto, ponte. Dove sei l'altro ponte pure? Ma proprio alla fine. No, dove sei il ponte? Sto venendo lo sto ponte rutto. Chi lo ponte rutto non è chi rutto. Hanno acconciato il ponte. Hanno aggiustato il ponte finalmente, direi, perché veramente è una cosa assurda. Poi Paschi, mentre ti avvi, un'altra cosa che secondo me hanno reso interessante è il fatto dell'evocazione del pet. Adesso il pet, quando viene evocato, anche se sloggate, il pet era loggato, quando riloggate il pet sarà presente. Non è che lo dovete richiamare ogni volta, arrivo sloggato e metto pet. Se voi lo attivate, ci sarà sempre per se cambi mappa, se muore e si risorge, se effettui il logout e poi rientri. Ulla, mira la quanto è bello. Hai? E chi iste? Vedi, questo qua è il ponte classico. Chi l'ha dato ponte? Mira là. Incredibile. Vedi dove ti porta? Vedi, tu la già la metti. Hai visto? Che bello. Che spettacolo. Ci troviamo praticamente direttamente all'interno della piazza, che è molto vicina alla fine del Bosco Rosso rispetto a tutta la vica di Rafabio, no? Ti trovo, certo. Molto molto interessante questa cosa. Poi Paschi, un'altra aggiunta che secondo me anche questa è degna di, ragazzi, secondo me tutto l'aggiornamento in realtà è molto degno, molto interessante. Quando andate a produrre Gaia, se vi ricordate, prima potevate utilizzare le pietre da più 0 a più 3. Adesso anche le pietre più 4 potranno essere utilizzate. Quindi trovano senso anche pietre della magia, pietre della magia. Se pietre di merda venivano trascurate, adesso hanno un senso pure loro. Un senso, certo. C'è stato fissato anche questo problema, secondo me. Quindi alziamo le mani per l'aggiornamento. Vedete, il pet è rimasto, ragazzi, usato la nave del teletrasporto. Un'altra cosa, Paschi, che può essere interessante, ma per ora non per noi, che il capo di guerra della Tana del primo piano del rifugio boreale viene generato in posizione casuale. Non sta sempre là, andate in giro a trovarlo, ovviamente, scoprire delle posizioni. Poi si parla di tante ottimizzazioni a livello di bug, a livello di cose sistemate. Cose meno, molto diciamo, molto interessante anche questo, però è una bella lista che magari vi andate a vedere nel changelog 24.0 e trovate tutto, diciamo, meno rilevante.
avanti rispetto a queste, però comunque abbastanza importanti. Uno come ad esempio, ne possiamo citare una: l'effetto grafico dell'allentamento scompare dopo la morte di un mostro. Sempre siete presente quando rallentate un mostro, muore, rimane ancora la cosa del rallentamento. Quando muore è finito. Meno sbuggate alcune cose, diciamo. Sì, alcune cose. L'abilità del giocatore con effetto di trasporto funziona anche contro Alas. Il ginseng rosso premium non può essere dato a mangiare tutti i cavalli, eccetera, eccetera. Cosa del genere? L'obelisco di basalto della commodore del diavolo non può essere attraversato. No, perché vai noi del diavolo. Quindi sono tutte quante piccole funzioni e cose interessanti che hanno in aggiunto. Un'altra cosa vasca interessante per quanto riguarda le mappe invece è il teletrasporto per la valle e per Camposerpi e carta. Praticamente è possibile raggiungere la valle anche dal Villo 2. Prima Villo 2 potevi andare solamente in carta in deserto, adesso anche in valle si può andare. Uguale per quanto riguarda la zona del bosco, è possibile raggiungerla anche tramite il teleporto nel Camposerpi e in carta. Quindi Vasco, questo qua è quello che diciamo è il succo dell'aggiornamento che è stato fatto dal signor Mate. Tu cosa ne pensi? Allora, Bulma, io penso che forse era ora di farlo, diciamo, un aggiornamento del genere, come sempre, forse lo diciamo, però forse c'è ancora da migliorare, da fare, però non pretendiamo tanto, ma già per esempio fare un ponte nel Bosco Rosso, che probabilmente non ci va più nessuno ormai, è già qualcosa, nel senso che almeno invoglia anche chi è a livelli non stra alti. Quindi magari oppure per i dropper può essere una comodità non da poco. Non è indifferente. Quindi quello la vedo una cosa abbastanza importante, perché poi a modificare, vuoi non vuoi, hai fatto su un ponte, però vai a modificare comunque la mappa in un certo senso, qualsiasi. Sì. E poi il commercio è la cosa più, anche quello. Secondo me sono le due cose un po' più tra tutte quelle che abbiamo detto. Poi ovviamente, però sono abbastanza soddisfatto come di questo aggiornamento, devo dire. I Baschi, io posso dirti la stessa cosa, mi avete sentito nel mentre che ne spiegavo l'aggiornamento. Ho comunque fatto il mio ragionamento, se no era tutto quello che è stato fatto, dal teletrasporto, dal ponte in Bosco Rosso, pure il fatto di aver modificato l'esperienza, gli HP, i danni dei mostri, delle mappe di merda, le rese magari un po' più appetibili per tutti. Cioè, per dirti uno, magari Lungsam, Terra dei Giganti, Camposerpi, ma non c'è mai stato, capito? Però magari per essere aggiornamento ci sta chi ci sta ieri. Esatto. È interessante. Molto intanto è vero che in bosco io reggo di meno. Vedi, vabbè, sono un po' più forti. La cosa interessante è che mi danno anche un minimo di esperienza. Quindi immagino, per chi sta a livello che sale pure meglio, puoi spare non va magari a buttare tempo solo a fare le medie, ma un minimo ex punk. Capito. Questo è interessante. Invece di andare sempre in Atlantide, boom. Invece le cose corrono, come hai detto, secondo me più interessanti sono sia il cambio della questo piccolo ponte, che secondo me in realtà cambia tanto a chi gioca a Metin, e secondo me tantissimo il fatto di avere il commercio in questo modo. Anche all'interno dei negozietti non c'è più il limite di 999 won, ma fino a 3000 won, perché c'erano alcuni oggetti, i prezzi del... c'erano alcuni oggetti, per esempio il rubino eccellente, da pensare che costava più di 1000 won prima, non potevi mettere solo 1000 won in commercio, devi commerciarlo a parte. Tira comunque fida, che mettono 999 won, che chi l'ha di 500 tira 600, 700, 800. Quindi anche il valore del mercato pure cambia, può cambiare anche il mercato, solo facendo questo può cambiare anche il mercato, ed è molto interessante, molto tutto l'aggiornamento che è stato fatto. Pure un fatto pure io scordi le tempo attiva. No, sì, sono tutti, diciamo, quelli sono le cose principali, poi sono tutte cose abbastanza interessanti. Sì, secondo me dalla prima all'ultima tutto interessante. Signor Medil, complimenti per questa volta. La momento. È bene. Ma hai detto la stavo ragione, signor Medil. Comunque, ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti. Noi spero che il video ovviamente vi sia piaciuto, vi interessava, lo sapevate. No. Noi comunque ve l'abbiamo detto, per chi ovviamente non lo sapesse. So, chi lo sapeva. Molto ci hanno richiesto, fatemi vedere la giornata. Noi non abbandoniamo Medi, ragazzi, siamo solo un attimo. Come vedete, io sto a 101, c'ho un sacco di won, non mi sono fermato. Io ho fatto altri won, basket anche il negozietto. Su Maril, cose. Tu sai che fanno paura. Fa paura pure. Quindi. Quindi lasciate tanti like, ragazzi, iscrivetevi al canale. Ci vediamo in un prossimo video, ok? Ciao, ragazzi. Ciao!